Questa è Viviana Lomonaco. Viviana, ecco, è collegata con noi via Skype. Buongiorno Viviana. Ciao Viviana, buongiorno. Buongiorno. Ben trovata, ben trovata. Senti, prima di entrare nell'argomento che per cui ero che mi riguarda da vicino, ecco. Ecco, volevo chiederti, abbiamo appena scoperto che questo orribile, e uso il termine orribile con dovizia di, nell'accezione precisa del termine, di questi rendering della piazza di Mondello, pare... Il solo render sia costato 1200 euro. Io vorrei sapere chi è il progettista... Chi ha deciso di affidare a questa persona o a queste persone questo, questo lavoro, e chi ha detto sì sì è un ottimo lavoro, tieni questi soldi, perché lì entriamo in un criterio di valutazione che secondo me meriterebbe un'analisi psichiatrica, perché l'alternativa sarebbe voi palermitani siete coglioni e noi facciamo quello che vogliamo, mi dimostrassi il contrario e mi accollo la responsabilità di essere querelato, perché poi davanti a un giudice dovranno dimostrare che quello che sto dicendo non è suffragato da un senso logico concreto. Che mi puoi dire a questo? Beh, diciamo che io non ero al corrente, ammetto no, che sul l'abbiamo scoperto adesso, quindi in tempo reale ti dico. Ecco, io non ero al corrente. Chiaramente dietro tutto non posso che rilevare che dobbiamo fare riferimento all'assessore Catania, diciamo, rispetto all'argomento, però non conosco, ecco, le fasi di assegnazione, di affidamento esterno, cioè, dovrei guardare un po' le delibere dirigenziali, come può fare qualunque cittadino. Ovviamente io posso chiedere più celermente delle informazioni interne. Come sapete, io non sono in commissione urbanistica e comunque determinati temi noi cerchiamo con grande attenzione di seguirli, ma fino a quando non giungono in consiglio comunale è complesso, ecco. Noi abbiamo sollecitato più volte, come sapete, insomma, tra le fila dell'opposizione, il PRG nella fattispecie, chiaramente, ma ci sono tutta una serie di passaggi che vengono fatti, talvolta noi scopriamo delle cose banalmente anche interrogando il sistema informatico del Comune di Palermo, perché sapete bene che tutte le informazioni, anche in termini di estratti, vengono comunque caricate sul sito, per cui io scopro magari che diamo un incarico esterno per occuparsi per esempio degli impianti sportivi da un punto di vista di per avere un referente, un responsabile della sicurezza. E quello degli impianti sportivi è un tema a te tanto caro, in realtà, quello sì, è il tuo tema. Sì, beh, essendo in commissione sport, ma anche, diciamo, commissione sport, cultura, scuola, diciamo, decoro urbano, ci sarebbero tante cose, toponomastica. Noi proviamo, ecco, trasversalmente in commissione, come sapete, in commissione siamo sempre componenti di più parti politiche, ma entriamo davvero nel merito delle questioni senza bandiere, perché ovviamente l'interesse principale, l'interesse unico, è e deve essere il bene comune e i cittadini. A proposito di bandiere, entriamo a gamba tesa sull'argomento. C'è chi ha provato a mettervene in testa una che non è la vostra, perché da un'intervista di 2 giorni fa di Giusto Catania è venuto fuori che nella sua testa alle prossime amministrative correrete insieme voi del 5 Stelle con lui, posto che sia sinistra comune, o comunque con Giusto Catania. Ah, correrete insieme, bravo. In realtà no, ieri hai fatto una smentita personalmente, mi risulta. Io, allora, in realtà ho fatto una smentita, non personale, ma a nome del gruppo politico che rappresento, in quanto sono capogruppo e ho anche l'abitudine di consultarmi con i colleghi, soprattutto perché sto muovendo i primi passi ma è anche un mio modo di lavorare. Quindi, in generale, sono fatta così. In realtà noi non abbiamo, mai negato che come movimento non crediamo in uno schiera nelle solite categorie di destra e di sinistra, però inevitabilmente queste categorie ci sono, e quindi è chiaro che un'area più verso il centrodestra, più verso il centrosinistra, comunque saremo chiamati a sceglierla, probabilmente. Mm-hmm. Cioè, correremo da soli 100%,
di qualche anno fa, oggi chiaramente abbiamo visto che ci sono stati una serie di esperimenti e di sperimentazioni politiche non tanto volute da noi, ma volute dalla necessità delle cose. Sì. Altre città hanno mostrato un modello che si può fare, cioè il 5 Stelle non deve per forza correre da solo, questo è inevitabile. Ma da qui a dire che correrete con Giusto Catania, sinceramente, è una sorpresa per me leggerlo così. Sì, lui diciamo che da tempo, come sicuramente ricorderete, ha provato a buttarci dentro in questo dibattito anche già dal 2019, c'erano battute in tal senso, insomma si leggono, basta fare una ricerca online. E noi chiaramente, io non nego che noi abbiamo iniziato diciamo dei dialoghi trasversali con diciamo progetti civici, con associazioni e anche con forze politiche diciamo del centro-sinistra, ma da qui a dire che saremo alleati di Giusto Catania o che addirittura, come nella sua dichiarazione, chiaramente abbiamo lui pensa anche in quest'ambito a un posto di rilievo del nostro sindaco, che sarà il sindaco uscente, ovviamente Leo Corlando. Questo assolutamente noi non lo possiamo pensare, non lo possiamo affermare, e sicuramente non a queste condizioni, perché ripeto, un progetto politico sarà il frutto di un percorso che condurremo in maniera assolutamente trasparente e con più forze politiche. Ti faccio l'ultima domanda perché siamo strettissimi coi tempi, ma si arriva a fine sindacatura? Perché c'è ancora un bilancio da approvare e sinceramente che tutti ci mettiate la firma su questo bilancio io sono dubbioso. Assolutamente sono dubbiosa anche io, perché ci sono tante le criticità. Adesso peraltro abbiamo un presidente del consiglio che è palesemente stuzzica. Ormai sì. Ovviamente ha iniziato a farlo già da un po', onor del vero, ma comunque chiaramente non è facile, non sarà facile, e non ci metterei la firma né nel bilancio né nel fatto che non riusciremo a completare questa sindacatura. Ad ogni modo, quello che sta a cuore a me come consigliere comunale, come persona, come cittadina e come rappresentante di un gruppo politico che si è presentato non credendo in una corretta amministrazione, Orlando, diciamo sia degli ultimi, dei precedenti 5 anni o anche dei precedenti 30 anni, diciamo meglio, ma a maggior ragione negli ultimi anni, gli ultimi 4 che abbiamo già trascorso, davvero è un sindaco inesistente, un sindaco che si presenta solo per delle passerelle, è davvero triste, la città è in agonia, e quindi io non so, col bilancio io non ritengo che noi potremo come opposizione politica mettere la firma. Purtroppo la maggioranza è variegata, ma non è anche frastagliata, è variegata, sì. E frastagliata ormai, sì, direi. Quindi vi ripeto, io non ho nessuna certezza in questo momento. Di certo la discontinuità per noi come Movimento 5 Stelle sarà la parola d'ordine, e guarderemo intanto al progetto di città e al un pensiero rivolto al futuro di questa città, che merita servizi, che merita attenzione e che merita fatti e non soltanto belle parole che alcuni, e anche dico purtroppo diciamo l'assessore Giusto Catania, ma anche il sindaco Orlando, alle quali sono abituati. Dico, e ci hanno abituato troppo in fretta. È vero, dobbiamo chiudere. Grazie Viviana, alla Grazie prossima. Grazie Viviana, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao. Time Magazine, l'approfondimento su Radio Time.